Termina in trionfo per il Castelfidardo la gara contro il Castelnuovo per un successo che ad un certo punto sembrava insperato. Sotto di due reti dopo 35 minuti gli uomini di Manoni la ribaltano e portano a casa i primi 3 punti tra le mura amiche. Tra i biancoverdi esordisce l'ultimo arrivato De Cesare, mentre in avanti giostra il trio Braconi, Bracciatelli e Cardinali. Negli abruzzesi al centro dell'attacco Bomber Ripa viene assistito ai lati da D'Egidio e Ragni. Dopo i primi minuti di studio è Castelfidardo al decimo a farsi vedere con una punizione di Palladini che finisce ampiamente sul fondo. Al 14esimo discesa sulla destra di Marcelli, cross verso il secondo palo, dove ancora il numero 4 di casa a sparare verso la porta, ma la mira è sbagliata. Al 19esimo sono ancora i biancoverdi a farsi vedere dalle parti del giovane Grace, ma la conclusione di Marcelli è centrale. Per il portiere 2004 non ci sono problemi. Al 31esimo la gara si sblocca. De Cesare perde una palla sanguinosa al limite dell'area. Ragni serve Ripa che prova la conclusione in diagonale sulla traiettoria e rompe Emili che mette dentro. Neanche il tempo di riorganizzarsi che la formazione di casa subisce ancora. Corre il 36esimo quando Ripa conquista palla sulla tre quarti e conclude verso la porta in modo non irresistibile. Damalia però non è pronto col pallone che gli scivola tra le gambe e termina in rete. La reazione del Castello è veemente ed è ancora Palladini a provarci, ma ancora una volta non c'entra la porta. Al 41esimo i biancoverdi la riaprono. Foglia strattoni in aria a Marcelli, per signor Martino non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto va Bracciatelli che con un tiro a fil di palo supera Grace proteso in tuffo. Si accende una mischia e ne fa le spese Marianeschi, a cui viene sventolato il rosso, probabilmente per qualche parola di troppo rivolta all'arbitro. Su questo episodio si chiude la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa Manoni fa entrare Rizzi, che si posiziona al centro dell'attacco, con Bracciatelli che arretra sulla linea mediana. Dopo pochi secondi protesta ospite per un atterramento di Ripa in aria, ma per l'arbitro si può proseguire. La pressione del Castello è costante, ma il Castelnuovo si difende bene. Al 21esimo ci prova Rizzi, ma Grace blocca in due tempi. Trascorrono 3 minuti e i padroni di casa hanno l'occasione del pari con Cardinali, che si fa ipnotizzare da Grace in uscita, che gli respinge il tiro. Al 36esimo arriva il meritato pari, è Rizzi che tira fuori dal cilindro un tiro dei 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali con l'estremo difensore che nulla può. Il Castello ci crede e la ribalta 6 minuti dopo. Corre il 42esimo quando viene scodellata una palla dalla destra in area. Rizzi, sempre lui, ci prova, ma il tiro viene respinto, poi rompe Cardinali che gonfia la rete. Per il Castelfidardo è grande gioia, mentre il Castelnuovo non può che leccarsi le ferite per una partita che sembrava in pugno e che invece è sfuggita di mano nell'ultima parte del match. Sì, sicuramente è stata una grande vittoria ottenuta col cuore, col sacrificio, con tanta forza di volontà, perché non era facile, anche se, come hai detto tu, abbiamo praticamente regalato i primi 2 gol, però, ripeto, non era facile, perché anche venendo da 2 sconfitte, andare sotto 2-0 contro una squadra forte, ci vuole veramente tanto, tanto, tanto cuore e tanta unione di intenti. E i ragazzi oggi l'hanno dimostrato: di poterci stare in categoria, di poter dar fastidio a tutti. Perché con queste motivazioni, con questo carattere, con questa applicazione, poi i risultati vengono. C'è un po' l'amarezza un po' per tutto, perché penso che la mia squadra stava dominando la partita, era sul 2-0, poi è successo di tutto. Secondo me è rigore inventato, poi sul rigore c'è stata l'espulsione, si è diciamo capovolta la partita, anche se poi noi siamo rientrati, siamo stati bene in campo, non abbiamo rischiato niente fino a 10 minuti alla fine, un rigore netto su Ripa. Se tu dai un rigore come quello a loro, devi usare le stesse misure anche per noi, quindi 20, 10 giocatori ammoniti da parte loro, quindi cioè, con falli ripetitivi senza cacciare mai nessuno. Successo di tutto. Dispiace solo perché hai perso una partita che sicuramente la mia squadra non meritava di perdere.